Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di aeroporto perché oggi il sindaco di Pescara Carlo Masci ha visitato l'aeroporto d'Abruzzo ad accoglierlo il presidente di Saga Enrico Paolini che ha annunciato i fondi stanziati dalla regione per l'instaurazione di nuove rotte aeree proprio dal capoluogo adriatico. Il servizio di Giuseppe Dintino. Prima visita da sindaco di Pescara per Carlo Masci questa mattina all'aeroporto d'Abruzzo. Io sono venuto a visitare l'aeroporto perché, come ho detto, voglio interessarmi di tutto ciò che gravita sulla città di Pescara, a prescindere dalle situazioni comunali. L'aeroporto è fondamentale per l'economia di Pescara e dell'Abruzzo. Noi abbiamo la fortuna di avere un aeroporto a pochi chilometri dal centro della città e dobbiamo incrementarlo. L'aeroporto che io oggi visito è un aeroporto bello, attraente, che ha i numeri importanti e che va verso presenze che sicuramente lo potranno lanciare a livello nazionale ed internazionale. Dobbiamo soltanto muoverci in questa direzione e proseguire nel percorso già iniziato affinché questo aeroporto veramente possa confermarsi un volano di economia e di ricchezza per tutto l'Abruzzo. Ad accogliere il sindaco Enrico Paolini, presidente di Saga, la società partecipata quasi totalmente dalla regione che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Paolini ha annunciato che la regione ha messo a disposizione 1,5 milioni per potenziare l'aeroporto e per stabilire nuove rotte. C'è un bando della regione di 1,5 milioni di euro, di cui 200.000 euro saranno riservati con apposito bando alle rotte di Catania e Torino. Rotte di Catania e Torino invernali ovviamente, perché estive Catania già c'è, Catania comunque rimarrà al momento perché abbiamo convinto Volotea, nel frattempo noi vorremmo ripristinare Torino entro la fine dell'anno, il resto andrà su rotte internazionali e nazionali e quindi avremo la possibilità nel 2020, come ho cercato di dire e su cosa su cui abbiamo cercato di lavorare, di puntare al milione di passeggeri, perché voi capite che con 1 milione di euro di incentivi ci potrebbero essere l'anno prossimo 6-7 nuove rotte. 6-7 nuove rotte, se funzionasse tutto, alla fine dell'anno prossimo o al massimo i primi mesi del 2021 potremmo festeggiare il milione di passeggeri. La notizia concreta è che Malpensa va benissimo e che finalmente gli abruzzesi possono volare intercontinentale passando da un aeroporto, da un hub, senza scaricare i bagagli. E si riaccende la polemica tra i tassisti pescaresi e quelli chietini. Il presidente della regione Marco Marsiglio ha assegnato infatti gli stalli dell'aeroporto d'Abruzzo, 2 ai chietini e 8 ai pescaresi. E mentre Chieti esulta, a Pescara si teme che i teatini possano appropriarsi anche del lavoro all'interno dei confini del capoluogo adriatico. È ancora scontro tra Chieti e Pescara e stavolta non c'entra nulla la questione degli ospedali. La polemica infatti è tutta sui tassisti e sull'assegnazione dei posti all'aeroporto di Pescara. Gli stalli sono in tutto 10. Il presidente della regione Marco Marsiglio, nel tentativo di porre fine alla lotta tra tassisti per accaparrarsi il cliente, li ha distribuiti in questo modo, 2 a quelli chietini e gli altri ai pescaresi. E Chieti esulta per la decisione, giustizia è fatta, ha dichiarato il sindaco Umberto Di Primio. Il rivale adriatico invece, l'amministrazione di Pescara, è tutta schierata contro quel che è stato definito un grave errore di Marsiglio. Il timore infatti è che i taxi di Chieti possano lavorare su Pescara, sottraendo lavoro a quegli autoctoni della città costiera. Purtroppo una rivalità vecchia che ha creato tantissimi dissapori e anche disservizi, ahimè a volte anche a danno dei cittadini, oggi viene così risolta in maniera un po' pilatesca, assegnando 2 posti posteggi ai tassisti di Chieti in un posto fondamentalmente dove non ce n'è secondo noi nessuna necessità. Non è questione di campanile, è questione di esigenze reali. Abbiamo fatto studi approfonditi da cui risulta che sostanzialmente oltre il 90% della domanda degli utenti che atterrano all'aeroporto di Pescara è diretta su Pescara, Montesilvano o comunque dintorni. Quindi il rischio grande che noi temiamo, perché purtroppo si è già verificato in passato, è che poi con questo cavallo di Troia i tassisti chietini intervengono su Pescara creando, purtroppo accendendo una miccia su un terreno già esplosivo e quindi creando ulteriori disservizi per i cittadini. E mentre i tassisti pescaresi potranno opporsi alla decisione giunta dalla regione facendo ricorso al TAR, il comune promette di densificare i controlli per verificare che i taxi svolgano il loro lavoro secondo le norme, attenti a non varcare i confini cittadini.
La nostra proposta era facciamo sì che il cittadino di Chieti, quando ha bisogno di andare a Chieti, faccia una chiamata, il tassista di Chieti potrebbe tranquillamente intervenire all'aeroporto di Pescara, così invece il rischio di commistione è davvero alto. La nostra proposta oggi alternativa è quella di un controllo ancora più serrato, perché non si verificano questi abusi, ma temiamo purtroppo che ci possano essere delle tensioni tra le categorie, perché quello che c'è da dire fondamentalmente è che il piatto non è ricco, c'è già purtroppo poca domanda rispetto a un'offerta superiore a quella che ci sarebbe bisogno, e quindi di fatto poi si creano queste tensioni, una guerra tra poveri che non fa bene a nessuno. Cronaca adesso: un uomo è morto sulla A14 sotto la galleria di Silvi in direzione sud questa mattina dopo le 12 per un incidente che ha coinvolto l'auto dove si trovava con la moglie, una 66enne rimasta ferita. Non risultano coinvolti altri mezzi, le due persone tornavano in Puglia dalla Romagna dopo le vacanze, code di 4 km e autostrada chiusa fra Roseto e Pescara Nord. E cambiamo argomento, ma rimanendo sempre in tema di cronaca, è morto per cause naturali il docente di spagnolo Riccardo Iannucci, 45 anni di Lanciano, ritrovato mercoledì mattina sotto il belvedere di San Vito Chietino. Lo ha stabilito l'esame autoptico effettuato a Chieti dal medico legale Marco Piattelli. Con molta probabilità Iannucci ha avuto un infarto. Il quadro scientifico sarà completato però solo con gli esami biologici e istologici, che rientreranno fra circa 3 mesi. L'esame autoptico disposto dal pubblico ministero Serena Rossi non ha rilevato alcun segno di violenza esterna da parte di terze persone, confermato così il quadro iniziale emerso dalla prima ispezione cadaverica esterna. Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Ortona, diretta dal maggiore Roberto Ragucci, per accertare se il docente fosse in compagnia di qualche amico, come sarebbe stato notato. Già acquisiti i filmati della videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali di corso Matteotti, si continua in tal caso a scandagliare sulla vita del professore di lingue. Restano infatti dubbi sul come e perché sia finito sotto il belvedere. A scoprire il suo cadavere è stato un uomo impegnato nella sua passeggiata quotidiana, che lo ha visto disteso con addosso solo gli slip e con a fianco pantaloncini, asciugamano e ciabatte. Iannucci aveva infatti trascorso la giornata al mare ed era privo di documenti. E un colpo con la cosiddetta tecnica della marmotta, ovvero utilizzando una piccola carica di esplosivo, è stato messo a segno nella notte ai danni della filiale di Giuliano Teatino della Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina. La deflagrazione intorno alle 2 ha provocato ingenti danni alla filiale, che si trova al piano terra di un edificio all'ingresso del paese, dove vivono alcune famiglie le cui abitazioni non hanno, per fortuna, ha avuto conseguenze. Al momento non è possibile quantificare l'entità del bottino, poiché alla banca non si può accedere a causa delle vetrate pericolanti, che devono essere prima messe in sicurezza. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Ortona, diretti dal maggiore Ragucci. Non ci sono testimoni del colpo, probabilmente compiuto da più persone. I carabinieri esamineranno le immagini dell'impianto di videosorveglianza della banca. Cambiamo argomento adesso. Dopo alcuni episodi avvenuti di recente in tutta Italia, è allarme sicurezza per le guardie mediche che si recano nelle visite a domicilio, un problema che la ASL 1 intende risolvere con la dotazione del cosiddetto personal tracker. Vediamo. Più sicurezza per le guardie mediche dell'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila. Da oggi possono contare sul dispositivo che consente di localizzare gli operatori negli spostamenti per visita a domicilio e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine in caso di minaccia. I rischi per le guardie mediche non sono riferiti tanto al lavoro svolto in sede, quanto piuttosto le visite a domicilio che non di rado, soprattutto in una provincia molto estesa e poco popolosa come quella di L'Aquila, avvengono in piccole località e frazioni situate in aree molto decentrate. L'esigenza di tutelare gli operatori che svolgono questo tipo di servizio è emersa dopo alcuni gravi episodi, in particolare quello verificatosi quasi 2 anni fa ai danni di una dottoressa in Sicilia violentata mentre assicurava il servizio. A dare il via libera all'attivazione del sistema di sicurezza è stato il manager facente funzione della ASL, Simonetta Santini. Ma vediamo nello specifico come funziona il personal tracker. Con un semplice clic sul dispositivo si attiva il collegamento con la centrale operativa della società che gestisce per conto dell'ASL il sistema di sorveglianza.
Tramite il segnale l'operatore di guardia medica viene localizzato e potrà comunicare con la centrale operativa per segnalare immediatamente situazioni di pericolo, minacce o altro. L'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila è la prima in Abruzzo ad adottare il personal tracker. Il sistema è già operativo ed il personal tracker è stato consegnato alle 21 sedi di guardia medica della provincia di L'Aquila, dove lavorano attorno 88 operatori. Rimaniamo all'Aquila perché la 725esima perdonanza celestiniana ha preso il via, acceso ieri il fuoco del Morrone in una serata piena di emozioni con lo spettacolo L'Aquila Rinasce, che ha visto sul palco artisti nazionali ed internazionali. Daniela Rosone. Dichiaro ufficialmente aperta la 725esima perdonanza celestiniana. Sotto una pioggia battente e l'ultimo tedoforo, l'atleta dell'Atletica L'Aquila, Leonardo Puca, ha scortato il fuoco del Morrone nelle mani del sindaco Pierluigi Biondi, che ha acceso il tripode che ha aperto ufficialmente la perdonanza del decennale, la 725. Un percorso, quello del fuoco, che si ripete da 40 anni, partito il 16 agosto e che attraversa i luoghi percorsi da Pietro Angelerio nel 1294 per raggiungere L'Aquila. E sul tema del decennale della rinascita è stato anche lo spettacolo di apertura, ideato dal maestro Leonardo De Amicis e scritto a quattro mani con Paolo Logli, L'Aquila Rinasce. Sul palco artisti straordinari come Gianni Morandi, Giancarlo Giannini, Vanessa Redgrave, Paolo Vallesi, Franco Nero, Simona Molinari, Vittoriana De Amicis, Stefano Di Battista, Amy Stewart, con l'Orchestra dei Conservatori Nazionali del Conservatorio Casella dell'Aquila. Personalmente sono molto felice di essere qui oggi e la presenza del maestro De Amicis è un po' il trait d'union per il fatto che ci sia anch'io, perché lui ha voluto espressamente che fossi qui per cantare la mia canzone più conosciuta, che è La Forza della Vita, e credo che non esista un palcoscenico e un'occasione più giusta per questa canzone, per cui stasera siamo lontani da ogni forma promozionale, niente, sono solamente per dare la mia testimonianza e per cantare insieme al maestro e a questa orchestra meravigliosa questa canzone. Rimaniamo in tema perché Silone incontra la perdonanza di Celestino V e questo è uno dei principali temi della 22esima edizione del premio Ignazio Silone in corso di svolgimento a Pescina. Torna il premio internazionale Ignazio Silone dal 17 al 28 agosto, un evento storico di Pescina che presenterà molti eventi culturali, tra cui un importante gemellaggio tra il centro studi Ignazio Silone e la città dell'Aquila. Il progetto L'Aquila Pescina Silone incontra la perdonanza di Celestino V, volto a ripercorrere l'incredibile testamento letterario di Ignazio Silone, scrittore pescinese noto a livello internazionale. Durante l'evento saranno letti passi ispirati al romanzo L'avventura di un povero cristiano. Ignazio Silone prese già alla nascita l'atteggiamento anticonformista del padre e molto presto eventi traumatici lo portarono a perdere il padre, poi la madre, nel terremoto del 15, e il fratello. Inizia a frequentare la Lega dei Contadini, dove parte il suo istinto rivoluzionario e la sua indole di denuncia tramite i suoi articoli. Diventa segretario dell'Unione Socialista ed è lì quando nasce il Partito Comunista Italiano, tra i cui fondatori Antonio Gramsci, Amedeo Bordiga e lo stesso Silone. Lavora in una redazione giornalistica quando viene arrestato per la prima volta dalla polizia fascista. Nel 1931 viene espulso dal Partito Comunista in seguito alla sua contrarietà alla linea stalinista. Quando lascia la politica si concentra sulla narrativa. Il suo esordio è proprio Fontamara, un romanzo diventato mito, la nota storia di Cafoni che esce prima a Zurigo, proprio per la censura fascista. I suoi ideali, il sogno della libertà, l'anticonformismo che diventa lotta alla difesa dei più deboli. Ignazio Silone, tramite i suoi romanzi, sfogava un'indole di ribellione politica. Nei testi raffigurava la dura realtà dei poveri, distrutti dalla politica fascista, di violenza e restrizione. La sua vita dedicata alla denuncia dei soprusi e delle ingiustizie della povera società, dei contadini abruzzesi. Cosa ha portato Silone a diventare così famoso in tutto il mondo è proprio l'universalità del suo messaggio, una denuncia alla condizione dei poveri abruzzesi. Allora un grazie a Pescina, che insieme all'Aquila ricorda uno scrittore che tramite il suo messaggio di forza verso i più deboli ha portato l'Abruzzo in tutto il mondo. Sarà aperta fino al 1° settembre a Palazzo Sirena di Francavilla la mostra dell'artista Nicola Di Rico, Itinerari del Cuore, inaugurata ad inizio di questa settimana. Vediamo.
Questa è una splendida mostra che arriva nel pieno dell'estate francavillese con un grandissimo maestro, il maestro Nicola Di Rico. Itinerari del cuore, ma sono itinerari di decenni di arte, un'antologica molto preziosa qui all'auditorium, al foyer dell'auditorium di Palazzo Sirena. Nicola Di Rico ci propone questi meravigliosi sguardi che riproducono un po' non solo la nostra città, Francavilla, con tantissime opere, ma anche altre città, Vasto e soprattutto Venezia, perché l'itinerario del cuore del maestro Maestro Di Rico è un itinerario nel cuore di Venezia. Queste opere possiamo ascoltare il silenzio, è strano per un'opera d'arte, però è quello che accade, senza malinconia, con un velo forse di tristezza per gli anni che passano, ma questa straordinaria capacità che il maestro ha di dire il paesaggio, di dire i luoghi dell'anima, i luoghi che non sono mai sporcati dalle figure umane, che vengono appena accennati, perché la bellezza di un monumento va preservata. Il maestro sembra anche urlare la necessità di salvaguardare i monumenti di queste città. Purtroppo col passare degli anni questi monumenti vanno in degrado e l'arte ha anche questo compito e questo ruolo. Francavilla è la mia patria, quindi praticamente io Francavilla vado a cogliere tutti quei luoghi abbandonati nel tempo. Io con questa mostra tant'è vero ho dovuto lottare, già dall'anno scorso ho fatto una richiesta al sindaco per dare ai posteri, soprattutto alla nuova generazione, chi è Nicola Di Rico, perché Nicola Di Rico si dice il maestro Di Rico, però chi è a livello artistico ben pochi sanno quelle che io faccio. E adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo ovviamente con la Serie B perché tra poche ore primo impegno di campionato per il Pescara, alle ore 18 il fischio d'inizio all'Arecchi per il match tra la Salernitana e i biancazzurri di Luciano Zauri, direzione di gara affidata a Rapuano della sezione di Rimini, e dalle 17.30 torna anche il consueto appuntamento con diretta stadio per seguire l'andamento del match e le interviste post gara. Nel prossimo servizio le ultimissime sulla partita tra Salernitana e Pescara. Andrea Costantini. Campionato finalmente al via per il Pescara che dopo un mese e mezzo di lavoro debutta in B questo pomeriggio alle ore 18 contro la Salernitana. Rientrata l'emergenza in difesa che si stava profilando a inizio settimana con Campagnolo e Bettella ristabiliti e pronti a essere titolari in vista la squalifica di Scognamiglio. Da valutare le condizioni di Campagnaro che non ha giocato le due gare di Coppa e la cui preparazione pre-campionato è stata gestita per renderlo disponibile per questa giornata. Soprattutto è da capire se il Toro di Moron avrà i 90 minuti nelle gambe. Per qualsiasi evenienza è pronto Matteo Ciofani, che nel corso della preparazione è stato sempre provato da Luciano Zauri come centrale, specie dopo l'addio di Perrotta. A centrocampo agiranno Busellato, Palmiero e Memushai, anche se quest'ultimo non al massimo è in ballottaggio con il positivo Ventola. Partirà sicuramente dalla panchina l'ultimo arrivato Castanos. Pochi dubbi in avanti per Galano, Tuminello e Brunori. Se per il Pescara si aprono le porte per la 39esima partecipazione nel secondo campionato nazionale, il tecnico Luciano Zauri appartiene al folto drappello di debuttanti in cadetteria. Una grande opportunità dopo aver fatto parte dello staff tecnico di Oddo e aver centrato la vittoria del campionato primavera con il Delfino lo scorso anno. Quindi la promozione in prima squadra e il battesimo alla Recchi al cospetto di un veterano come Giampiero Ventura, che lo stesso Zauri ha definito un maestro. Ventura che d'altro canto dovrà rinunciare a Billong, Lombardi, Mantovani e Cerci che non sono stati convocati. Nel 3-5-2 troveranno spazio Jarosinski, Migliorini e Caro davanti a Mikai, interni di centrocampo Akpa Akpro, Di Tacchio e Firenze, esterni Chine e Cicerelli, in avanti Giannetti e Yallow. Ventura ha parlato così alla vigilia. Fare proclami non costa assolutamente niente, ma secondo me non pagano. Io credo che la gente verrà nel momento che tu farai calcio, lo farai sempre meglio, e poi se fai calcio farai anche qualche risultato, spero molti risultati, e attraverso calcio e risultato la gente ritornerà. La gente non è che a prescindere viene, no? E soprattutto dopo una cocente delusione. Quindi è evidente che sta a noi, su questo non c'è il minimo dubbio, sta a noi, ma lo dobbiamo fare. Lo dovremmo fare comunque a prescindere, anche se ci fossero 15.000 persone domani, quindi questo è un dato di fatto. Pescara, allora, io Pescara lo conosco poco, nel senso che non abbiamo neanche tante immagini, se vuoi vedere. Perché avete visto ieri?
Sì, ma non c'è niente, ha giocato contro l'Empoli, che è una delle favorite, presumo che sia nelle prime tre, e ha fatto 1-1, sì, e ha fatto 1-1, quindi vuol dire ha pareggiato a Empoli, poi ha perso nei supplementari, 2-1. È una squadra che fuori casa è più facile incontrarla a Pescara perché si sbilancia un po' di più, è una squadra che sa quello che deve fare, ha preso un allenatore che viene dalla primavera, che lo hanno preso perché c'ha un'organizzazione, quindi sappiamo che andiamo incontro, se sbagliamo qualcosa paghiamo, ma sappiamo anche se facciamo bene le nostre cose possiamo tornare. La Salernitana la partita la farà sempre, in casa e fuori, sempre. Quando non la farà è perché gli altri non te lo permetteranno. Precedente in equilibrio tra Pescara e Salernitana, per i biancazzurri 11 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. Alla Rechi 5 le vittorie del Pescara, a fronte di 3 pareggi e 8 sconfitte. Lo scorso anno Amplain del Delfino, vincente a Salerno, 4-2 con la tripletta di Mancuso e 2-0 all'Adriatico, partita che costò l'accesso ai play-out, ai campani. Occhio ai precedenti con Rapuano, entrambe le squadre non hanno mai perso con l'arbitro riminese. Impressionante lo score granata, ben 7 vittorie e un pareggio. Per il Pescara 2 vittorie e 2 pareggi, in particolare lo scorso anno Crotone-Pescara 0-2 e Pescara-Perugia 1-1. Scendiamo in Serie C adesso, seduta di rifinitura per il Teramo questa mattina prima della partenza per Catanzaro, dove domani il Diavolo affronterà i giallorossi di Gaetano Auteri. Formazione quasi obbligata per Bruno Tedino, che sembra aver scelto Luca Di Matteo sulla corsia di sinistra di difesa e Magnaghi davanti a far coppia con Cianci. Nel Catanzaro fuori il centrocampista Urso e l'attaccante Fischnaller, davanti Tridente con Nicastro, Magni e Di Livio. Vediamo. Oggi la partenza, domani l'esordio in campionato. Il Teramo vola a Catanzaro dopo la seduta di rifinitura di questa mattina, che sembra aver sciolto gli ultimi dubbi relativi alla formazione che domani affronterà i giallorossi di Gaetano Auteri. Spazio a Mungo tra le linee con Magnaghi e Cianci, coppia offensiva, e Di Matteo sul lato sinistro del campo. Per il resto Tedino ha delle scelte quasi obbligate per via del mercato, che ha portato giocatori come Bombaggi solo qualche ora fa, e per via degli assenti Lasic, Minelli e Soprano. Minelli non è a disposizione, neanche Lasic. Soprano ormai è diventato, diciamo, un po' un infortunio un pochino più lungo, quindi è da un po' che non lo vedo, e quindi questi tre ragazzi qui non saranno a disposizione, quindi per forza di cose, visto che Lasic e Minelli hanno giocato, qualcosina di sicuramente devo cambiare. Dunque, davanti a Tomei, Cristini e Piacentini, cerniera centrale, Di Matteo a sinistra e Cancellotti a destra, con Arrigoni, Santoro e Ilaria a comporre il trio dinanzi ai tre, che avranno il compito di colpire il Catanzaro. Io credo che comunque ad oggi sulla carta il Catanzaro sia la più squadra sulla carta. E poi ci sono chiaramente il Bari, c'è sicuramente il Catania, c'è sicuramente la Ternana e secondo me la Regina, che in virtù di un grande mercato si pone come protagonista. Il Teramo secondo me è una squadra che, se il processo che penso io è una squadra che intanto deve essere per forza collocata in una fascia media alta. E poi, ripeto, secondo me noi dobbiamo essere in grado di guardare partita dopo partita, una alla volta, e cercare di vincere una alla volta. Ieri pomeriggio, seduta di allenamento a porte chiuse per il Catanzaro, rifinitura oggi al Ceravolo. I giallorossi perdono per un trauma distorsivo il centrocampista Francesco Urso. Difficile stabilire l'entità dell'infortunio, ma è probabile che l'ex Entella resterà ai box per un mese circa. Domani dunque non ci sarà. Nel 3-4-3 del tecnico ci dovrebbe essere tra i pali Di Gennaro, Celiento, Riggio e Martinelli in vantaggio sul Signorini in difesa, sugli esterni Statella a destra e ballottaggio Casoli Favalli sulla sinistra con l'ex Matera favorito. In mezzo spazio alla coppia collaudata Maita De Risio. In avanti mister Auteri potrebbe optare anche per un tridente totalmente nuovo, composto dai nuovi acquisti Nicastro, Magni e Di Livio, con Canute pronto a subentrare. In corso è Fischnaller, che invece è fuori causa. Il Teramo sicuramente è una squadra organizzata, con un mister d'esperienza, fa giocare bene le squadre, quindi sarà sicuramente una gara tosta. Le squadre sono tutte forti in questo girone, cioè si sono tutte attrezzate, non c'è una squadra, un campo dove pensi di arrivare a fare tre gol e andare a casa, quindi bisogna sempre sudare in campo e, ripeto, chi ha più fame, chi ha più grinta, chi ha più qualità, alla fine è la meglio.
Adesso andiamo in Serie D, domani primo turno di Coppa Italia dopo il turno preliminare della settimana scorsa, un turno di Coppa che sarà antipasto del campionato che partirà invece domenica prossima. Il Pineto affronterà la Vastese con i biancazzurri che, complice anche il mercato estivo, puntano ad un torneo di vertice, anche se il direttore generale Roberto Giammarino preferisce volare basso. Lo ascoltiamo. Roberto Giammarino, si avvicina all'avvio della stagione, del campionato, ci sarà la Coppa, poi si inizierà a fare davvero sul serio. Ci eravamo sentiti qualche giorno fa quando non c'erano i gironi, si pensava alla partecipazione del Foggia nel girone F, così non è stato. Pineto allora favorito prima, favorito ancora di più adesso? No, il Pineto non è favorito, il Pineto è una delle squadre che forse possono competere per la vittoria del campionato, però noi non siamo la favorita. Penso che ci sono squadre più attrezzate da noi, come il Matelica, la Recanatese, e poi ci sarà sicuramente qualche altra squadra che uscirà da questo, da sorpresa del campionato. Noi siamo una buona squadra, con un'ossatura collaudata dall'anno scorso, da 2 anni, cercheremo di fare un buon campionato. I presupposti sono buoni, la squadra si sta esprimendo già da adesso, sta facendo vedere delle buone trame, speriamo bene. Squadra già completata, avete chiuso, diciamo, con largo anticipo le operazioni di mercato? Siamo partiti in anticipo e abbiamo già completato, adesso forse qualche ragazzo che è un po' chiuso, che ha poco spazio, manderemo a giocare, adesso vediamo chi deciderà il mister di tenere e chi mandare a giocare, però diciamo che la squadra è fatta, non dobbiamo fare nessun ritocco. Dicevi prima, queste prime uscite hanno però detto che questa è una squadra che può fare bene nella prossima stagione, siete soddisfatti? Sì, da quello che stiamo vedendo nelle prime amichevoli stiamo vedendo un buon gioco, una squadra organizzata che non butta palla. Amadio sta adattando i tempi bene in questa prima parte della preparazione, diciamo che ci sono dei buoni presupposti. Pippi ci sta rivelando quel giocatore che è, che abbiamo preso, Alessandro è un buon giocatore, la difesa è collaudata, i ragazzi sono bravi, i fuori quota sono forti. Quelli che oggi non hanno giocato in banchina sono altrettanto forti come quelli che hanno giocato. Diciamo che ci sono dei buoni presupposti, speriamo bene, chiaramente ci vuole sempre un po' di fortuna nel calcio, senza fortuna non si va da nessuna parte, speriamo bene. Questo era anche il nostro ultimo servizio, io vi ricordo che i nostri contributi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prima di chiudere vi ricordo alle 17.30 l'appuntamento, il primo della stagione, con diretta stadio per seguire insieme Salernitana-Pescara, primo impegno dei biancazzurri nel campionato di Serie B. Il TG6 invece torna questa sera con un'edizione ridotta tra primo e secondo tempo alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Thank you.